So benissimo di presentarmi in maniera non proprio accettabile, cioè sto con la tutona, sto col pigiamone, ma è mezzanotte e un quarto. Visto che l'unico orario in cui posso fare video oggi, che è lunedì 19 novembre, direi che è meglio così. Infatti non sarà l'unico video che farò oggi, infatti ne vedrete anche altri. Diciamo che ultimamente ho avuto delle discussioni abbastanza importanti per quanto riguarda il mio gruppo personale e anche in generale il fandom di Inazuma. Purtroppo, diciamo, nel mirino ci sono state le ship oppure le sessualità dei diversi personaggi, che sappiamo tutti è un tabù nel fandom di Inazuma tra fangirl e fanboy. Diciamo che comunque io mi etichetto abbastanza un fanboy diciamo, gli odiatori, diciamo che questa è stata sempre una sfida tra le due fazioni, però voglio, diciamo, mettermi in mezzo in questa discussione. Cosa vuol dire? Voglio comunque dare dei consigli agli odiatori per quanto riguarda le ship, le altre cose che comunque odiano dei fanboy. E maggiormente vorrei parlare di sessualità e di ship, che mi sembra anche abbastanza importante in questo caso, visto che è l'unico argomento che, diciamo, divide queste due fazioni. Ultimamente ho finito la saga di Metal Gear Solid. E ora direte: ma che cavolo stai a dire? Ma che cavolo ti sei messo il cervello, perché devi parlare di Metal Gear Solid in un canale di Inazuma? Fatemi parlare un attimo. Con Metal Gear Solid ho scoperto una cosa importante che credo che comunque tutti debbano sapere. Il fatto che un PG abbia una sessualità diversa, per esempio Nishikage è stato ammesso che comunque è omosessuale. Basta comunque recuperare qualche intervista di Ino che appunto dice che è davvero innamorato di Nosaka. Ma comunque questo non deve cambiare la vostra attitudine verso l'anime. Cosa voglio dire? Guardando Metal Gear Solid c'erano comunque delle missioni aggiuntive, per esempio in Peace Walker, dove c'era Big Boss Snake che aveva delle avventure amorose o con Paz oppure con Miller, una femmina e un maschio. Ma questo cosa mi faceva pensare? È cambiato qualcosa? A livello di trama è cambiato qualcosa? Magari è cambiato un qualcosa del personaggio, ho scoperto un qualcosa in più del personaggio, ma oltre quello non mi è cambiato assolutamente nulla. La cosa delle ship, la cosa della sessualità, è comunque una fantasia delle persone. La fantasia delle persone però non intacca l'opera. Quindi tu, che sei odiatore, diciamo, cosa ti cambia? Potrebbe cambiarvi nulla praticamente, perché alla fine, a livello di trama e di PG, ugualmente vi rimane quella, ugualmente vi rimane quell'idea. Quello è il punto. Perché se continuiamo ancora con questa mentalità, ma ship no, non ha senso, ma sessualità a un certo PG non ha senso, è la fantasia del fan. Tu che valore hai rispetto al fan? Cioè, cosa hai di più riguardo a dire questo? Lascia le fantasie al fan. Come mi ha dimostrato comunque Metal Gear Solid, ha lasciato comunque fantasie ai fan, ha lasciato realizzare queste fantasie, ma a livello di trama cosa è cambiato? Inazuma Eleven rimane lì, i fans rimarranno sempre così. Il tuo intervento sul mondo, per cambiare il mondo, per correggere il mondo, non ha assolutamente valenza, anche perché tu, unica persona contro 10.000, cosa dovrebbe cambiare? Cosa dovrebbe cambiare l'altra persona? Tu pensi che con il tuo discorso tu cambi l'idea della persona, tu dici lo porto dalla parte giusta? No! Lascia stare! Lascia stare te persona che comunque vuoi rompere il cazzo Nosaka-san. su una cosa inutile ed extra trama, perché comunque non cambia assolutamente nulla. Posso capirti che comunque ti dà fastidio che si parli di ship, posso capire che comunque non ti si addice bene questo, diciamo, argomento. Ma non ti dà comunque il diritto di infangare altre persone che semplicemente shippano una coppia, vogliono trovare una sessualità strana a quel personaggio, soprattutto nelle robe. Ma comunque, che male c'è? Tu fan, che hai certe fantasie, stai tranquillo. Stessa cosa per l'auditore, stai tranquillo perché tanto non cambia nulla sul personaggio, non cambia la tua idea. Quello è l'importante, la tua idea. Ma poi, se devi imporre la tua filosofia ad altre persone, quel molto sbagliato, secondo me. Perché comunque
dobbiamo sempre lasciare al fan di fantasticare, no? Ed è comunque anche un problema serio quello che diciamo affligge un po' questo fandom, anche perché si va sempre riguardo, ma come puoi pensare che quello sia gay? Si va un po' a capitalizzare quella cosa, ma comunque non voglio parlare di questo. Diciamo la sessualità di un PG, la sessualità di un PG ormai non ci viene rivelata, solo poche volte viene rivelata. Nishikage è stato ammesso che è innamorato di Nausicaa, quindi omosessuale o demisessuale, perché demisessuale significa che comunque si è attratto solo da una singola persona. Mark è etero, perché comunque si è sposato con Nazumi. Mary e Gaze sono etero. Ma comunque rimane quella la sessualità, ma comunque rimane sempre una cosa di contorno, oppure una cosa che non ha niente a che fare con la trama dell'anime. Distacchiamo le nostre idee, però non le imponiamo alle altre. Posso capire che comunque ci sono discussioni importanti su questo. Posso capire che non ti piaccia, posso capire che ti piaccia, posso capire qualsiasi cosa. Però ragazzi, il mondo è bello perché è vario. Il fandom di Inazuma Eleven deve essere bello perché è vario. Abbiamo diverse idee, perfetto. Mettiamolo a confronto. Ma non iniziamo ad imporre le nostre idee dicendo: ah, tu dici che quello è gay, quello è demisessuale, quello è pansessuale, quello che fai schifo. Calm down, guys. Bene, io volevo fare solo questo video di discussione. Non posso dire altro praticamente perché se no mi verrebbe solo, diciamo, l'incazzatura su questi argomenti e non voglio assolutamente incazzarmi. In descrizione potrete trovare tutti i link al gruppo Telegram personale, al gruppo del team, sempre Telegram, gruppo Facebook, Twitter, Discord e Instagram. Non vi scordate dei miei link ad Hype e Yap per usare il codice promo e magari darmi un po' di soldini. Non vi scordate di passare dal canale di Enzie e anche dal Wattpad di Etern, che comunque fa storie bellissime. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Alla prossima, da Bjorn.